Buongiorno a tutti, benvenuti al terzo talk della SIS, questo Linux Day 2019. Io mi chiamo Davide Vergari, sono un data architect. Qualcuno magari ha già seguito il talk che ho fatto negli anni passati. Quest'anno faccio un talk su un'architettura non di produzione, estremamente sperimentale, che utilizza API ancora non del tutto stabili, ma che dal mio punto di vista può avere un buon futuro sulle prossime release. Fondamentalmente si tratterà di utilizzare un framework più utilizzato in ambito di beta, che si chiama Apache Spark. Qualcuno conosce Spark? L'hanno usato? E ci saranno degli esempi scritti in codice Scala. Spark in realtà è un framework estremamente versatile, ha API per Java, Scala, R, Python. Richiede genericamente un'infrastruttura abbastanza corposa. L'obiettivo di questa architettura che vi andrò a mostrare sarà quello di cercare di limitare il più possibile il dimensionamento dell'infrastruttura, di conseguenza i costi per mettere in piedi delle pipeline, in questo caso il machine learning, ma possono essere pipeline SQL, pipeline di qualunque tipo di libreria che viene utilizzata utilizzando Apache Spark. L'idea è quella di utilizzare Apache Spark su Kubernetes. Apache Spark, appunto, come dicevo, è un framework per il calcolo distribuito, per l'elaborazione di big data. Nasce dai laboratori di un'azienda europea che si chiama Databricks. In breve tempo è diventato uno tra i maggiori player nel campo di big data. Si genericamente viene distribuito assieme ad Hadoop in maniera da poter sfruttare la possibilità di, appunto, calcolo distribuito e elaborazione distribuita dei dati e dei dataset. Nativamente, come funziona Spark? Spark ha un componente che si chiama driver, il quale è responsabile dell'esecuzione di un job. In base ai dati che devono essere elaborati, il paradigma non è diverso dal classico, dallo storico ormai paradigma MapReduce, quindi si divide il problema in tanti piccoli problemi. Questi vengono eseguiti, vengono elaborati in parallelo e poi vengono aggregati tramite fasi di Redis. Spark funziona esattamente nello stesso modo, semplicemente più ottimizzato rispetto al framework MapReduce, ma il concetto è esattamente. Cosa succede normalmente? Normalmente noi abbiamo bisogno di un cluster Spark. Il cluster Spark può essere un nodo fisico, un nodo virtuale, in cui ci sono cioè un nodo driver e dei nodi executor. Un executor è quello che fisicamente fa il lavoro, che fisicamente lavora il dato, dopodiché manda il risultato al driver che restituisce l'output all'utente. Spark storicamente è stato utilizzato pesantemente con cluster di tipo Hadoop, in particolar modo utilizzando il framework Yarn. Questo però aveva un problema fondamentale, ovvero la pesantezza dell'infrastruttura. Un cluster Hadoop è estremamente pesante, è estremamente complesso ed è fondamentalmente composto da tantissimi componenti. Questo che vengo a presentare, questa architettura in realtà non ha necessità di nessun tipo di strumento esterno, se non appunto quel Kubernetes, che è in realtà ormai diventato lo standard de facto per la distribuzione di applicazioni basate su Docker. L'architettura è quella che vedete nelle slide. Il client effettua un comando di submission di un job. Il job può essere un file jar, un file.py, un file.ar. Parla con l'API server di Kubernetes, da cui vengono eseguiti tutti i vari code, che non sono nient'altro che i container, su cui vengono eseguiti poi i job Spark. Terminata l'esecuzione del job, i container vengono riallocati, il container dell'executor,
così come quello del driver, quelli dell'executor vengono eliminati proprio dall'infrastruttura Kubernetes, quello del driver rimane in stato completo per poter andare a visualizzare i log e vedere l'output del risultato. Per creare tutto quanto, la prima cosa da fare è ovviamente creare l'immagine Docker con Spark. Spark rilascia ormai dalla versione 2.1 la possibilità di crearsi Docker a partire direttamente dai binari che vengono rilasciati dalla Apache Foundation, e quindi è possibile utilizzare degli script SH che sono all'interno della distribuzione binaria per andare a fare la build e poi fare la push della nostra immagine Docker. Una volta creata l'immagine Docker e pubblicata su un Docker Hub, possiamo sottometterlo in gioco. Qui ovviamente chi conosce, che ha mai utilizzato Spark, probabilmente sono cose che ha già visto, chi non conosce magari non ha mai utilizzato il comando Spark Submit. Comunque, questa qui è la struttura del comando Spark Submit. Fondamentalmente il concetto è quello di andare a eseguire un file jar contenente uno o più classi da eseguire e decidere su quale infrastruttura eseguirla. Genericamente l'opzione di master riguarda o un cluster Spark vero e proprio, quindi macchina fisica, barra virtuale, su cui è installato il servizio Spark, oppure un cluster YARN, cluster Hadoop. Utilizzando questa URL, quindi l'URL con K8S, noi diciamo al sistema Spark che l'orchestratore dei container di driver executor sarà un cluster Kubernetes anziché un cluster YARN o un cluster Spark vero e proprio. In questo esempio qui, vabbè, io sto utilizzando un cluster Minikube, in realtà il concetto è lo stesso, anche per cluster di tipo cluster Kubernetes in cloud, anziché Kubernetes. L'unica cosa importante ovviamente da andare a configurare nel momento in cui eseguiamo il job Spark su un cluster Kubernetes è quella di andare a specificare l'immagine Docker, che deve essere ovviamente raggiungibile dalla nostra infrastruttura Kubernetes per scaricarla. Questa si trova ovviamente su un Docker Hub pubblico o privato. Un'altra modalità di submit dei job Spark è quella di utilizzare lo Spark Operator. Qualcuno conosce Kubernetes, conosce gli operator di Kubernetes? Li ha mai utilizzati? No? Gli operator di Kubernetes sono semplicemente delle facility di Kubernetes che permettono di trasformare applicazioni esterne in applicazioni native Kubernetes. Spark è un'applicazione esterna, un'applicazione che si può interfacciare a Kubernetes, ma di fatto rimane comunque un qualcosa di esterno, quindi non può essere nativamente definito come file YAML di Kubernetes. Lo Spark Operator è stato sviluppato da Google, come quasi tutto ciò che riguarda Kubernetes, e reso open source, se non ricordo male, un annetto fa. Non è ancora ufficialmente supportato, potrebbe essere supportato in futuro. Di fatto quello che si fa con lo Spark Operator è quello di andare a definire due tipi di risorse, due first citizen di Kubernetes, che sono lo Spark Application e lo Scheduler di Spark Application, quindi un'applicazione Spark oppure un job di schedulazione delle applicazioni Spark. La struttura è quella che si vede in figura. Fondamentalmente viene creata un'applicazione Spark, un'applicazione Spark Application, che di fatto va a creare tutta una serie di pod all'interno di Kubernetes con questi elementi: il controller, un servizio runner, uno Spark Pod Monitor e un webhook. Come vedete rispetto all'architettura precedente è leggermente più complicata. Questo perché noi possiamo andare a definire all'interno di un file YAML, quindi il linguaggio nativo con cui andiamo a definire generalmente delle applicazioni.
applicazione di Badinters, possiamo definire quello che è la nostra applicazione spazio, quindi quello che è il gioco che deve essere eseguito. A questo punto noi lo possiamo eseguire con il classico comando di kubectl apply. Lo Spark Operator in realtà offre anche un tool client che è lo Spark CTL, che è utilizzato con wrapper di kubectl. L'applicazione definita in YAML tramite il comando kubectl viene trasformata in uno Spark Application Object e viene sottomessa alle case server di Kubernetes. A questo punto le case server generano la Spark Application, parla con il controller, che ripeto è alimentato con un po' già in esecuzione, il quale a sua volta, tramite l'elemento submission runner, ripara con le case server e va a generare i pod che servono per la nostra architettura Spark, quindi gli stessi driver, gli stessi executor che venivano generati in precedenza tramite il comando Spark Start. A questo punto, sempre un ulteriore elemento che è lo Spark Pod Monitor, analizza quelli che sono i risultati dei vari pod, quindi fondamentalmente degli executor, per darci lo stato di avanzamento della nostra applicazione Spark. In più, se nel caso in cui noi avessimo definito all'interno del nostro file YAML, avessimo definito alcune configurazioni per il pod, ad esempio dei config map o dei volumi da montare, nel momento in cui il controller intercetta la chiamata per creare la Spark Application generata dal file YAML, il webhook entra in gioco, interrompe la chiamata a livello di API server Kubernetes, sottomette la richiesta per il mount del config map o dei volumi, li monta, li aggancia i pod e poi l'applicazione continua come la specifica. Un esempio di quello che è la sottomissione di un gioco Spark scritto in scala su Kubernetes, come vedete non è nient'altro che la definizione di un file YAML da sottomettere a Kubernetes. L'unica differenza è che come API version, invece di utilizzare l'API version standard out of the box di Kubernetes, viene definito lo Spark Operator. Il tipo di applicazione è effettivamente Spark Application, questo vuol dire che l'applicazione Spark diventa un first citizen all'interno di Kubernetes. Dopodiché la definizione è esattamente quella che ci possiamo aspettare per un qualunque altro tipo di applicazione, esattamente come se fosse un NGX o un qualunque altro tipo di applicazione che viene eseguita naturalmente su Kubernetes. Possiamo andare a definire le proprietà del pod per il driver e per l'executor. In questo caso, ad esempio, diciamo che il driver è diventato che un pod con 512 MB di RAM, stessa cosa per l'executor, quante istanze e così via. Quali sono i vantaggi di utilizzare Spark su Kubernetes rispetto alle modalità, diciamo, standard? Considerate che il supporto a Kubernetes è stato introdotto nella versione 2.3 di Spark, adesso siamo alla 2.4.4, quindi comunque un'introduzione abbastanza recente. Il vantaggio principale è fondamentalmente quello di non avere la necessità di un'infrastruttura complessa come quella di Yarn, Mesos o lo stesso cluster Spark. Noi possiamo utilizzare il nostro cluster Kubernetes creato on demand su un qualunque cloud provider, o se abbiamo un cluster Kubernetes on-premise possiamo tranquillamente utilizzare quello, ma non abbiamo necessità di un'infrastruttura dedicata ai nostri workload Spark. Il vantaggio è che noi creiamo i nostri pod, quindi la nostra applicazione Spark con tanto di driver, executor e quant'altro, e liberiamo tutte le risorse quando queste non sono più necessarie. Un altro vantaggio è quello che, a differenza di utilizzare infrastrutture complesse come quelle Hadoop più Yarn o Mesos, in cui rimane complesso utilizzare magari diverse versioni di Spark sulla stessa infrastruttura, tramite Kubernetes noi possiamo crearci immagini con versioni diverse di Spark, abbiamo bisogno della Spark 1.6, creiamo i pod ed eseguiamo il gioco con il pod di Spark 1.6. Abbiamo bisogno di Spark 2.4, ci creiamo il pod, il container, scusatemi, con l'immagine di Spark 2.4 e li possiamo eseguire tutti sulla medesima infrastruttura. Non vengono utilizzate librerie esterne.
Inoltre, vabbè, c'è ovviamente il supporto per tutto quello che riguarda le rebacche di Kubernetes, la classe di produzione, quindi con parametri di sicurezza. Ci sono in realtà alcune cose che devono ancora essere fissate a livello di community Apache, Apache Spark. Prima di tutto non è possibile avere dipendenze locali. Per avere dipendenze locali, quindi librerie aggiuntive, è necessario costruirsi l'immagine Docker aggiungendo manualmente la libreria, altrimenti si tratta genericamente di jar, all'interno dell'immagine Docker e deployarla su un Docker Hub. In più la dynamical location degli executor non è attualmente implementata, verrà implementata in una versione successiva. Cos'è la dynamical location? Il fatto che Spark può essere abbastanza intelligente da capire che quando non ha abbastanza risorse per elaborare un determinato task, quindi un determinato stage, quindi ci sono troppi task pending, troppi task in coda, Spark è in grado di aumentare il numero di executor. Questo è in grado di farlo attualmente su Yarn, è in grado di farlo attualmente su Mesos, per adesso non è in grado di farlo su Kubernetes. Tuttavia dovrebbe essere in previsione nella prossima versione, nella prossima major release, nella 3.0 di Spark, che è attualmente in beta. L'altro elemento dell'architettura che stiamo testando, che sto utilizzando, è Delta Lake. Un po' di storia. Inizialmente c'era il Data Warehouse, che aveva tutta una serie di cose positive, cose utili. I Data Warehouse avevano i dati genericamente puliti, dico genericamente perché non sempre purtroppo era così, ma quantomeno c'era la necessità di incapsulare i dati in uno schema prima di salvarlo sul Data Warehouse. Quindi almeno formalmente i dati dovevano essere corretti. Le query erano estremamente veloci e soprattutto davano un vantaggio enorme, che era la transazionalità delle query. Aveva anche parecchi contro. Prima di tutto era il costo. Come sapete, almeno non esistono Data Warehouse puri open source, quasi tutti erano rilasciati da aziende che non rilasciavano ovviamente in maniera open source i propri prodotti. Formati chiusi, quindi i dati all'interno del Data Warehouse potevano essere letti soltanto con gli strumenti rilasciati dall'azienda che li rilasciava. Le procedure di ETL erano complesse. Il vantaggio di avere il dato qui, di avere lo schema on write, il concetto di schema on write, quindi prendo il dato, gli creo uno schema sopra, lo salvo, mi dà il vantaggio di avere un dato pulito, almeno formalmente. Però questo vuol dire che non posso avere, che devo per forza di cose avere una procedura di ETL abbastanza più o meno complessa. Inoltre era difficile implementare, non so se qualcuno di voi ha mai utilizzato se sei dato un browser abbastanza complesso come Teradata, Oracle o DB2, difficile se non impossibile implementare tipologie di ingesti in modalità di uptime. Cos'è nato dopo il Data Warehouse? È dato il Data Lake. Il principe di Data Lake, sicuramente dunque non è solo il principe, e che ha creato proprio tutta una nuova mentalità e metodologia di gestione del dato a livello di enterprise. Prima di tutto c'è una possibilità, teoricamente almeno, praticamente non è veramente così, però almeno teoricamente c'è una possibilità illimitata di scale out. Noi possiamo aggiungere nodi al nostro cluster Hadoop e continuare a salvare dati e continuare a lavorarli. Più dati abbiamo, più è efficiente il nostro. Questo perché potevamo installarlo su hardware di tipo commodity, che non vuol dire per forza di cose installare qua sotto la scrivania, magari anche macchine con mezzo tera di RAM l'una, però quantomeno non mi obbligava ad avere una SAN costosa, con dischi costosi, con spazio disco pregiato. L'utilizzo di formati aperti, fondamentalmente i principali formati che vengono utilizzati su cluster Hadoop erano il Parquet e gli ORC, strumenti rilasciati dalla Apache Foundation, quindi open source, quindi aperti, quindi con le API pubbliche. E in più tutta l'infrastruttura e tutto l'ecosistema Hadoop permetteva di aggiungere elementi, è estremamente modulare come architettura, quindi introdurre strumenti per fare machine learning, per fare ingestione in real time, pensiamo ad esempio a TensorFlow,
pensiamo per quanto riguarda la parte machine learning, pensiamo a Apache NiFi per quanto riguarda l'ingestione stream e così via. Avevo un po' di contro anche il data lake. Prima di tutto i dati spesso sono inconsistenti, il fatto di poter salvare dati in qualunque formato, strutturati, non strutturati, semistrutturati, in un data lake spesso ci porta ad avere delle inconsistenze all'interno del dato, spesso ci porta ad avere dei dati sporchi, dei dati incomprensibili. Spesso è capitato diverse volte che andando da clienti il data lake si era trasformato in realtà in un dato sporco, una calunnia di dati. La mancanza dello schema può essere un vantaggio, ma in alcuni casi può diventare un problema, proprio perché non siamo più in grado di costruire, se non gestiamo i metadati in maniera abbastanza efficiente, no? E soprattutto le basse performance. Su Hadoop è impossibile fare query a livello utente, nonostante siano nati ultimamente diversi prodotti e progetti, pensa ad Apache Arm, pensa ad Impala, che permettono di velocizzare e diminuire le latenze nelle query. Comunque raramente e in maniera estremamente complessa si riesce ad arrivare a query di tipo SQL. Che cos'è Delta Lake invece? Delta Lake non è nient'altro che l'ennesimo storage layer open source, rilasciato con licenza Apache 2.0, rilasciato appunto in open source da Databricks nel primo quarter del 2019. E permette di implementare transazioni tipo ACID su workload big data, fondamentalmente. È compatibile con il file system Hadoop HDFS, con i principali object storage presenti sul mercato, fondamentalmente S3, Azure Blob, che è Azure Data Lake, e Google Cloud Storage. Il vero vantaggio è che è compatibile con RPSpark, non è nient'altro che una libreria che può essere implementata all'interno di un job Spark, può essere integrata all'interno di un progetto Spark e viene e rispetta perfettamente tutte quelle che sono le piezze. Non è nient'altro che un'API. La possibilità, inoltre, Data Lake dà la possibilità di gestire tabelle di tipo transazionale, quindi con tutto quello che ha il vantaggio dell'essere transazionale, insert, update, delete, lock delle tabelle, quindi tutti i vantaggi di un RDBMS, senza la necessità di avere un metastore esterno come capita ad esempio per strumenti come Apache Node. Inoltre le tabelle di Delta Lake sono sia tabelle statiche, quindi tabelle a tutti gli effetti dato grado, ma possono essere utilizzate anche sia come sync che come source di job in real time. Questo permette oltretutto di avere implementare tramite Delta Lake use case tipo change data capture e slow change in dimension 1, 2, 3. Ci sono ancora delle limitazioni in questo momento. Delta Lake è alla versione 0.4.0, quindi non è ancora ovviamente pronto per la produzione. Le foreign key e transazioni multitable non sono ancora supportate, in questo momento sono supportate transazioni solo a livello di singola tabella. Come fare per utilizzare Delta Lake? Appunto, è una libreria, tramite Maven può essere integrata all'interno dei progetti, o tramite SVT, nel caso in cui si utilizzi Scala, oppure importata tramite la Spark test ed SVT. La struttura delle tabelle non è nient'altro che un file parquet. File parquet versionato che ci permette di salvare su uno storage distribuito, di riferimento, ripeto, gli storage supportati in questo momento sono gli object storage cloud e Apache Hadoop e HDFS e ovviamente il sistema locale, quindi tutto ciò che è compatibile con HDFS. Non va a fare nient'altro che creare file parquet che contengono i dati e file JSON in cui contengono i dati delle transazioni. Per creare
una tabella in, in Delta Lake, in formato Delta, Delta Lake. Una volta importata la classe Delta Lake, abbiamo il data frame di Spark, semplicemente lo salviamo in formato Delta in un particle. In questo caso qua sto utilizzando un file system locale. Posso aggiungerci gs.slash/slash e salvarlo su Google Cloud Storage. Per leggere una tabella, esattamente come farei con qualunque job Spark in cui vado a leggere un data frame a partire da un file di testo, semplicemente il formato gli dico che invece di essere un CSV, ad esempio, gli dico che è un Delta Lake. Il vantaggio di Delta Lake è che mi gestisce anche il versioning dei dati, quindi la timeline e la time history. Posso andare a fare delle update dirette sulle tabelle Delta Lake, configuro una tabella per andarmi a leggere, per andarmi a salvare n versioni del dato, e quindi posso risalire ai dati che ho salvato modificando in precedenza. Per aggiornare un dato in una tabella, semplicemente mi carico la tabella Delta Lake in un oggetto di tipo Delta Table, e poi ho le funzioni SQL classiche di update e delete di un record passando in un'espressione. Quindi vado a dove la key è uguale a 1, immaginiamo una tabella Delta Lake che abbia due campi, campo chiave key e un campo value, dove key è uguale a 1, cambio il valore value in change. Per cancellare un record semplicemente dico che vado a cancellare un record dove il valore del campo chiave è uguale a 2. Una demo. La demo che sto mettendo in piedi è una demo che in realtà un giorno, quando tutti gli elementi della soluzione saranno stabili, vorrei portare in produzione da qualche parte. In questo caso per la demo utilizzo questi elementi, fondamentalmente Minikube, lo utilizzo locale, Spark 2.4.4 che è l'ultima versione, Delta Lake 0.4.0, Google Cloud Storage con Confluent Cloud. Perché Google Cloud Storage? Proprio perché voglio rendere l'infrastruttura e l'architettura il più leggera possibile. Voglio utilizzare un object storage, non ho bisogno e non voglio soprattutto utilizzare HDFS, un Swift o file system distribuiti estremamente costosi dal punto di vista di implementazione. E Confluent Cloud, vabbè, perché mi serve per la produzione, per leggere real time i dati e mi arrivano a applicare il modello di machine learning. Il cluster di test è di fatto questo. Ho il mio Spark client, che è diventato il mio portatile, in cui eseguo i comandi di scopo tramite Spark Shell o tramite Spark Summit, eseguo il job Spark sul cluster Minikube, sul Kubernetes cluster, in questo caso Minikube, e poi ho dati, modelli e lo stesso jar di esecuzione salvato su un Google Cloud Storage, così come le tabelle Delta Lake. Classe di produzione invece non è nient'altro che un topic Kafka lo conoscete, okay? È un messaggio bus distribuito. In questo caso sto utilizzando anche qui una versione di Confluent Cloud as a service, quindi non gestisco nessun server, non gestisco assolutamente nulla. Due click, o meglio due righe di comando, mi sono creato il mio cluster Kafka gestito esterno, pago man mano che scrivo dati o che leggo dati. I dati da Confluent Cloud, quindi dal topic Kafka as a service, vengono letti dal mio job di Spark Machine Learning. In realtà qui andrò ad utilizzare la structured streaming di Spark, quindi la lettura di messaggi che mi arrivano in streaming incapsulandoli in uno schema SQL, andando poi a salvare il risultato applicando il modello che ho creato in un cluster di test sui dati che mi arrivano e salvando il risultato in un'ulteriore tabella del talento. Questi sono gli step, ma a parte la creazione push dell'immagine Docker, l'unica cosa che ho dovuto fare è stato quello di crearmi
di l'immagine Docker semplicemente andandomi ad aggiungere il file JSON che mi serve poi per accedere a Delta Lake. Come vi dicevo prima, in questo momento non è ancora possibile inserire dipendenze esterne, quindi cosa ho fatto? Semplicemente sono creato un'immagine Docker, all'interno dell'immagine Docker ho salvato il file JSON in cui ho chiave e nome utente dell'account Google Cloud Storage, tramite quello il cluster, le immagini Docker possono accedere ai dati presenti su GCS. Ultima cosa, la demo si basa sul andare a prevedere i prezzi, una demo classica in realtà, di andare a prevedere i prezzi delle case su Boston. Perché su Boston? Perché è quello da Kaggle che abbiamo lo storico dei prezzi delle case in base ad alcuni fattori. I dati che abbiamo nel nostro dataset sono quelli che vedete, non tutti, ma alcuni sono quelli che vedete, queste sono le informazioni che abbiamo. Fondamentalmente la prima cosa da fare è andare a dividere il nostro dataset tra features e label. La label è il valore medio delle case definito in decine di migliaia di dollari ed è quello che noi dobbiamo predire. Prima abbiamo tutta una serie di feature. Le feature sono fondamentalmente le nostre variabili. Dobbiamo capire prima di tutto quali tra queste variabili vanno a influenzare il prezzo della casa. Una volta che l'abbiamo capito, possiamo costruirci un algoritmo di machine learning sopra per andare a calcolarci il nostro valore e il valore della nostra casa. Allora, noi partiamo, ci creiamo il test, quindi creiamo il nostro modello a partire dalle feature per poi andare a calcolare il valore di MEV. Quello che poi ci arriverà in produzione saranno soltanto le feature. Per fare questo la prima cosa è andare ad analizzare il nostro dataset. Per fare questo la cosa più comoda, io che non sono matematico, è quello di analizzarlo graficamente. Per fare questo utilizzo questo strumentino, che non è nient'altro che un notebook grafico. In cui vado a leggermi direttamente il file CSV. Il file CSV salvato in Google Cloud Storage. Lo leggo e cerco di tirarmi fuori quelli che sono i dati che abbiamo all'interno del nostro database. Eseguo il job. Il job, come vedete, non è nient'altro che la lettura di un semplice file in formato CSV da Spark. Chi conosce Spark non vede stranezze in tutto ciò. Per chi non lo conosce invece, comunque è abbastanza semplice da intuire cosa fa questo job. Dopodiché mi definisco una piccola funzione che mi va a creare uno scatter plot utilizzando delle librerie esterne. Infatti questo scatter plot prende due variabili e mi crea uno scatter plot di quanto è la distribuzione di una variabile su quella che voglio raggiungere. Quindi di fatto nelle varie chiamate delle funzioni quello che passerò sarà come prima variabile la variabile che voglio analizzare, come seconda variabile quella che poi la label che voglio calcolare, in questo caso mezzo. Adesso per fare tutto. In realtà qui le immagini c'erano già, ho già eseguito il job prima, lo rieseguo per far vedere che effettivamente funziona. Man mano che mi esegue tutti i job, vedo quello.
rapporto tra le varie feature del mio file con la label che voglio andare a calcolare. Sicuramente vedo già subito che ci sono, ad esempio, la variabile trim. Analizzando il dataset senza guardarlo dal punto di vista matematico grafico, io pensavo che la variabile trim, che sta a indicare la percentuale di criminalità che sta nelle vicinanze dell'appartamento dove voglio acquistare, potesse influenzare effettivamente il prezzo dell'appartamento. In realtà così non è, perché all'aumentare della variabile trim, quindi questa è la percentuale di criminalità, così almeno le mie vicinanze, non corrisponde genericamente un aumento del prezzo delle case. Al contrario, la variabile RM, che sa indicare il numero di stanze che ci sono nella casa che voglio acquistare, beh, questa mi sembra abbastanza evidente che, ovviamente non è sempre così, però all'aumentare il numero di stanze mi aumenta il prezzo di vendita della casa. Lo stesso vale anche per quest'altra variabile, al contrario però. Quest'altra variabile è l'estat, e adesso non mi ricordo esattamente cosa significhi, ma questa è una cosa buona, nel senso che più si abusi dal significato semantico dei dati, più riusciamo a ragionare in senso matematico e non impressione. Però cosa vuol dire? Vuol dire che è inversamente la variabile l'estat è inversamente proporzionale rispetto a alla nostra label, a metodo. Questo vuol dire che all'aumentare delle stat diminuisce il prezzo delle case. Una volta analizzato tutto questo, in cui non so se quanto si riesca a vedere, so quali sono le feature che voglio andare ad utilizzare e quindi posso andare a crearmi il mio algoritmo di training. O meglio, scusate, in prima faccio ancora un'altra cosa. Per prima cosa vado a prepararmi i dati. Giusto due parole su quello che il comando che ho lanciato. Sto lanciando la Spark Shell. Vi dico che il master è effettivamente Kubernetes, il mio minikube a livello locale. Vi dico che gli executor vanno come 512 MB di memoria. Dal nome, quante istanze, e vi dico di utilizzare come container image queste immagini che mi sono creato in precedenza. E più gli dico di aggiungermi i pacchetti di Java per Delta Lake. Allora, come vi dicevo, il file da cui partiamo ha MEV in decine di migliaia di euro. Di dollari, scusate. Semplicemente, per la demo, vado semplicemente a moltiplicare questo valore per 10.000, ma salvando tutti in una tabella delta lake. Importo la classe delta lake,
importo il mio file CSV in un data frame Spark, esattamente come ho fatto prima su Zeppelin. E vado a crearmi la mia tabella Delta Lake con i dati presenti all'interno del data frame, quindi del CSV di prima. Come vedete è ancora uno stato embrionale Delta Lake, quindi crea una quantità enorme di stage e di partizioni. Nelle versioni future sarà sperabile di diminuire il numero di partizioni, quindi anche il numero di stage necessari anche per salvare poche centinaia di migliaia di dati come in realtà adesso. Per leggere la tabella e portarmi un oggetto di tipo delta table, faccio semplicemente tramite questo comando, l'ho importata. Come vedete adesso ho tutti i nostri dati, esattamente quelli che avevamo prima da Zeppelin. Per aggiornare il campo net e trasformarlo in effettivi dollari, non decine di miliardi di dollari, questo per chi conosce Scala. Semplicemente passo alla funzione update expression di delta table, infatti dico che il valore di MET deve diventare MET per 10.000, in realtà nell'API ho anche la possibilità ovviamente di mettere fondamentalmente la cosa da where, e se vado a rileggermi la tabella, direttamente da qui è stata aggiornata. Quindi, a differenza di l'applicazione di un job Spark tra virgolette nativo, in cui mi devo leggere il data frame da un file, modifico il data frame, vado a riscrivere il data frame, se mi leggo una tabella delta table posso direttamente eseguire delle operazioni sopra che mi vengono poi storicizzate direttamente a livello della tabella, senza dover essere poi io ad andare manualmente a risaltarla. Una volta creato la tabella e trasformato il valore in quello che volevo fare, eseguo il mio gioco di machine learning, di creazione del modello. Fondamentalmente in questo modello io vado a generare un albero decisionale, qui stiamo parlando di un algoritmo di regressione, quindi devo calcolare fondamentalmente un valore continuo, non un valore discreto, deve essere l'output del mio algoritmo. In ogni caso, fondamentalmente creo un albero decisionale, definisco quali sono le feature che mi interessano, in questo caso non so quanto si veda, causa colori, ma le feature che ho selezionato sono RM,
le start che ti grazio. Vado a crearmi, utilizzo il progetto di Pipeline Spark, che è diciamo, un'astrazione che mi permette di semplificare la creazione di un modello di machine learning e diviso in stage. Il primo stage è quello di andare a definire un assembler. L'assembler è semplicemente quali sono le colonne che metto, in questo caso è semplicemente quali sono le colonne che utilizzo in input, quindi quali sono le feature che vado ad utilizzare e le vado ad assemblare appunto in un'unica colonna che chiamo feature. E il secondo stage è il regresso, quindi l'algoritmo di regressione che utilizzo, in questo caso metodo decisione di ricerca. Creo il mio training e lo passo a una porzione del dataset iniziale che ho chiamato training. Perché una porzione del dataset iniziale? Perché ho diviso il dataset iniziale in due dataset, uno che contiene l'80% di dati in questa funzione qua, in cui uno contiene l'80% di dati, l'altro contiene il 20% di dati, quello dell'80% lo utilizzo per fare training, quello da 20% lo utilizzo per fare poi il test dell'algoritmo. Fatto tutto questo, l'ho compilato, l'ho già compilato in precedenza. E vado ad eseguire questo job. Il job in questo caso non è più una Spark Shell, faccio direttamente la submit del mio Java scritto in Spark, semplicemente gli passo come parametri e come opzioni dove mi trovo la tabella di input e dove salvare il modello. La cosa interessante da vedere in questo caso è semplicemente che io passo, vabbè, come sempre, l'immagine del container. In questo caso io lo eseguo in modalità client, gli esecuto stanno sulla classe Kubernetes, gli devo semplicemente passare delle configurazioni per dirgli che come accedere al Google Test System. E lancio il job. Mentre il job gira, tanto ci metto un attimo. Come vedete sono stati generati due pod all'interno del nostro cluster del cluster Kubernetes che sono i due executor. Perché soltanto i due pod? Perché io ho lanciato il job in modalità client, quindi il deploy mode della Spark Summit in client, quindi il driver gira fisicamente come processo sulla mia macchina, mentre gli executor girano sul cluster Kubernetes. Posso oltretutto con i comandi attivi di Kubernetes con CDL andarmi a leggere quelli che sono i log del job. Il fatto di eseguirlo su Kubernetes in questo momento, in questo caso è eseguito in modalità client, quindi non mi previene dal fatto di poter accedere comunque alla Spark UI per capire ciò che sta effettivamente succedendo. Ovviamente l'unico problema sarà nel momento in cui il job Spark finisce, in cui il driver verrà dialogato, mi restituirà un server non raggiungibile.
mentre gira, semplicemente. Una delle ultime operazioni che faccio all'interno del gioco è quello di andare a salvare il modello, appunto, in una variabile model path, in un path, che è quello che ho passato anche questo path di Google Cloud Storage. Okay. Il gioco Spark è terminato a questo punto. In Google Cloud Storage mi ritrovo il mio modello salvato. Qui dentro mi trovo il mio modello salvato. Ultima cosa, andiamo in produzione. Eseguo nuovamente il mio job di Spark Shell. In questo caso andrò a produrre dei dati su Kafka e un semplice job Spark leggerà i dati e a video, in questo caso, mi stamperà sulla a console la predizione del costo della data. Mi importo le librerie necessarie, mi carico il modello dal Google Cloud Storage. Mi creo il data frame. Qui la parte importante, vado a crearmi il modello a seconda dello structure streaming che mi sta arrivando, dopodiché lo applico, o meglio, applico il modello al data frame in structure streaming che mi sta arrivando e faccio partire il consumer Kafka. Qui è il producer Kafka, quindi vado a fare una produzione. Quelle che prima nel mio file iniziale dopo un feature sono quelle che adesso mi arrivano in produzione. Man mano che mi arrivano,
questa qui è una feature che ho selezionata, quella da 5,713, l'altra era quella da 14,76, l'ultima era quella da 22. Man mano che le mando, lui mi dice quale sarà il costo della casa. Questo è quanto. La demo ovviamente era proprio una demo, nel senso, ripeto, non è ancora un'infrastruttura pronta per la produzione. La speranza è che a breve potrà essere, quando Delta Lake sarà più stabile, quando Spark supporterà meglio tutto quello che è l'infrastruttura di Kubernetes. Tutto qua. E applicare un modello. In realtà il concetto base dell'infrastruttura è proprio quello di semplificarla il più possibile, perché in questo caso ho soltanto un cluster Kubernetes e un Google Cloud Storage. Utilizzare Kafka in produzione oggi fondamentalmente significa avere un cluster HDFS, avere un cluster YARN, avere un cluster Kafka. Con questo tipo di infrastruttura mi permette, avendo un cluster Kubernetes utilizzando servizi as a service con Kafka Confluent, di potermi dimenticare completamente, quasi completamente, tutta la parte server. In realtà in questo caso ho utilizzato Minikube, ma utilizzare Kubernetes su Google Cloud o su Amazon in realtà mi utilizza. Grazie.